Oltre i 100 passi è il titolo scelto per la seconda edizione della giornata della legalità, evento che quest'anno si è realizzato al Cineplex Arcobaleno di Colonnella grazie alla collaborazione con l'associazione Falcone Borsellino, presieduta da Gabriella Sperandio, e al premio nazionale Paolo Borsellino. L'iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo Corropoli Colonnella Contro Guerra ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno introdotto la giornata con un corteo studentesco che ha ricordato l'impegno dei più giovani nella dura lotta alla mafia, sempre viva e contro ogni azione illegale. È stata questa l'occasione per gli studenti di incontrare Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, ucciso da Cosa Nostra a Cinisi il 9 maggio 1978. A raccontare la storia dell'importante e coraggioso giornalista, l'ospite d'eccezione che con la sua preziosa testimonianza ha aiutato gli studenti a capire come quella di Peppino Impastato non sia una storia come le altre, ma la storia di un ragazzo predestinato ad essere un boss, ma che rifiutò Cosa Nostra, combattendola con costanza e dignità. Giovanni Impastato per l'occasione ha parlato anche della sua ultima pubblicazione, Oltre i 100 passi, edita da PM Edizioni, libro che omaggia il nome dell'evento in cui risulta chiaro l'intento dell'autore. Abbiamo continuato a muoverci, racconta appunto Giovanni Impastato, perché solo facendole circolare le idee sono vive e mettono in moto le coscienze.